Per chi fosse entrato nella Motul Arena dell'area 48, adesso diciamo che i quarti di finale della NASCAR sono stati abbastanza vivaci, perché ci sono state tante interruzioni, tante botte, però adesso tutto è stato riparato all'interno del paddock e Caso potrà sfidare con assoluta tranquillità Ercoli nella loro semifinale, così come Forte potrà andare contro Cola nella loro semifinale. Allora, subito, chi abbiamo? Adesso abbiamo, mi sembra, Dario Caso ed Ercoli, quindi esatto, i due che in teoria erano i favoriti della vigilia. A questo punto solo uno, non solo vincerà, ma solo uno andrà in finale. Esatto, e direttamente arrivo adesso dal paddock, credo. Tutte le due vetture sono danneggiate, una è una parte esatto, posteriore incollata, la meno peggio, e il primo, vedete, che ha Ercoli addirittura è salito sulla 7 che prima guidava Claudio Giudice. Vedete dove penzola qualsiasi cosa, però Ercoli, ma è estetica, è cosmetica. Ercoli, che è il massimo interprete forse italiano in questo momento della categoria, grandissima stagione per questo giovane ex kartista, che va, vedete, con grande spettacolo a lambire le barriere all'uscita della curva più veloce. Caso era stato in assoluto il più veloce nel primo turno, per poi andare a sbattere nel giro di rallentamento. 28.11 il primo giro di Ercoli, 28.65 quello di Caso. Vediamo se il pilota campano riuscirà adesso a rimediare al distacco che ha rispetto alla vettura numero 9. Ercoli 24.12, guadagna un millesimo Caso, ma ha sempre 53 centesimi di svantaggio nei confronti di Ercole. Sfida tiratissima, siamo all'ultimo giro, entrambi stanno andando mezzo nelle secondo rispettive curve. Sì, se salvo errori Ercoli dovrebbe fare sua questa prima semifinale. No, per un pelo. Comunque 24.17 per Ercole, 24.31 per Caso, che adesso ha la possibilità, come seconda manche nella corsa che abbiamo appena visto in Formula 2 tra Pellegrini e Cimarelli. Cimarelli nella seconda manche ha fregato Pellegrini, e anche in virtù del giro veloce, più veloce, se n'è andato in finale quando Pellegrini era già convinto di avere in saccoccia la sfida contro Zanazzi. E se avete visto, Ercoli ha provveduto immediatamente a levare il pezzo che penzolava, sfiorando le barriere e portandolo via. Bene, sono partiti. Abbiamo Dario Caso, che è nel punto più lento della pista, questa curva sinistra-destra, sinistra, però mi sembra che anche in questo giro sia nettamente più veloce Ercoli. Gianmarco ha costruito questo, credo stia costruendo tutto sul primo giro partendo da fermo. È stato un mezzo secondo più veloce, e quel mezzo secondo si è portato. Questa volta 28 centesimi più veloce Ercoli, ancora una volta di Caso, 27.64 contro 27.92. Ercoli continua a tirare, ha in mano l'accesso alla finalona, quella per il primo e secondo posto. Dario Caso sta guidando pulito, non vuole ripetere l'errore che lo ha visto protagonista nei giri dei quarti di finale, nel giro di rallentamento ai box. Secondo giro con Ercoli che guadagna ancora, 24.12 contro 24.48. Ultimo giro, Ercoli è andato verso la fase conclusiva della propria semifinale. Eccolo, verso il traguardo, è in vantaggio su Dario Caso. Ercoli batte Caso, che però fa un giro migliore, ma riesce a limitare i danni. Ercoli 2-0, passa in finale, quindi il primo finalista Gianmarco Ercoli e il primo finalista per il terzo e quarto posto Dario Caso. E avete visto appunto che Gianmarco è stato molto molto veloce partendo da fermo. Paradossalmente, su una pista abbastanza insidiosa, la partenza è stata determinante. Gianmarco è stato fortissimo sulla partenza da fermo. Ora vedremo l'altra sfida. Sì, che è quella forse più... ma anche questa era equilibrata, perché da una parte abbiamo un grande campione come Caso della categoria Gran Turismo, e dall'altra Ercoli, che è un nome che non ha bisogno di presentazioni. Questa forse è ancora più equilibrata tra Forte e Cola, due diverse esperienze
di corse, cola. Tra l'altro sono amici e hanno corso le cose peggiori si fanno quando si è amici, perché si fanno in compagnia. Allora, 44 cola e numero 56 forte. Questa è la manifestazione intitolata ad Angelo Caffi, il papà di Alex Caffi e di sua sorella Barbara, che è scomparso da qualche anno, e per ricordarlo i due ragazzi hanno istituito questo trofeo che debutta ufficialmente al Motor Show edizione 2016, quindi è un altro bel momento di questa manifestazione che è ritornata a Bologna e che sta avendo un ottimo successo. Oggi siete in tanti anche qui alla Motul Arena Area 48 a vedere i grandi protagonisti dell'automobilismo, quelli della NASCAR, della Formula 2, i grandi piloti di drifting. Tutto è pronto per questa prima semifinale, prima manche di semifinale. Partiti bene entrambi, eh? Ford Cola. C'è stata una leggera indecisione da parte di Cola, mi sembra, che è il numero 44, che tra le altre cose parte nel punto peggiore, perché è il tratto più breve di rettifilo, devi frenare molto prima per una curva più lenta, poi ti rifai sul resto del giro. Sì. Vediamo il primo giro, siamo lì con Cola leggermente in vantaggio, 28 e 20 contro 28 e 84. Attenzione Cola qui a non provocare troppo sottosterzo nella vettura, perché si finisce dritti in quella curva lenta. Adesso Cola sta attaccando una curva più complessa, vedete che a centropista si è invogliati ad accelerare, invece bisogna chiudere verso l'interno per poi cercare di non far troppo allargare la vettura. Secondo giro ultimato con Cola che ha guadagnato ancora, e il suo vantaggio è 93 centesimi. Grande butto di Alberto. Sì. Grande butto di Alberto su queste macchine. Era la prima volta in assoluto che ci saliva e che le guidava. D'altronde il talento non si discute. E Vince nettamente Cola, 24-31, è anche il giro più veloce in assoluto per il momento tra i piloti della NASCAR, contro Forte che non ha infranto la barriera dei 24 secondi in questa ultima tornata. Quindi adesso si riparte con inversione naturalmente della griglia di partenza. Cola 1, Forte 0, e guardiamo se Forte riuscirà a ribaltare il pronostico che lo vede soccombere nei confronti dell'amico rivale. Intanto programma serrato, non c'è tempo per fare le interviste, quindi Guido, io sono tornata qui con te perché le interviste le dobbiamo rimandare sicuramente, quindi a dopo. Certo. Giustamente i direttori di gara, tra l'altro ringraziamo per il loro operato, sono Marotta, Canu e Galbiati, stanno facendo un ottimo lavoro anche per recuperare il tempo che era adesso dato ormai perso. Abbiamo quasi recuperato, questa è l'ultima corsa della mattinata con Forte che si prende il vantaggio a 48 centesimi di secondo di vantaggio adesso su Cola, però deve ottenere un tempo buono per sperare. Deve vincere e fare un giro più veloce, come ha fatto Cimarelli nei confronti di Pellegrini nella gara della Formula 2. Guardate, guardate Forte che ci sta dando tutto. 24,94, 25,94, Cola mollato, 1 secondo e 48, quindi tra Forte e l'eventuale passaggio alla finale c'è solo il cronometro. Forte deve darci dentro perché meno la di 24,3 deve fare. Sì. Guardiamo se ci riuscirà, guardiamo se ci riuscirà o se no passerà Cola. Adesso la gara la vincerà Forte, ma Cola ha recuperato tantissimo. Forte 24,7, Cola 24,26, passa Cola 1-1, ma Cola passa in virtù del giro più veloce, tra le altre cose. Grande professionista, l'ha fatto con grande tattica, ha lasciato sfogare l'amico, poi ha capito che poteva soccombere, ha piazzato il proprio giro in assoluto più veloce all'ultimo passaggio. Grandissima la prestazione di Cola, quindi abbiamo una finale per il terzo e quarto posto che vedrà Forte contro Dario Caso, e un'altra finale molto interessante, e una finalona Cola contro Ercoli. Bene. A più tardi. Ragazzi, a più tardi. Adesso l'attività non è finita perché abbiamo il Race Experience by Autodromo di Modena. Poi il Hot Lap Omni Auto. Sì, il
i giri per i lettori del sito di OmniAuto, poi abbiamo il test drive della Ford e poi si riprenderà alle 15:25. Allora vi voglio tutti qui. Col drifting? Perché...